Come può lo yoga aiutarci per la corsa e altre discipline sportive? Ciao, siamo al secondo video riguardante gli esercizi di yoga per la pratica della corsa. Se ti sei perso il primo video, ti lascio il link in descrizione o puoi cliccare qua sopra. In questo secondo video vedremo un'ulteriore progressione con degli esercizi per altri distretti muscolari e siamo sempre in compagnia di Noemi. In descrizione trovi anche i link delle sue pagine social. Ti consiglio di seguirla su Instagram e TikTok per vedere ogni settimana ulteriori proposte di esercizi. Passiamo subito alla parte pratica e Noemi ci mostrerà la seconda progressione di esercizi. Per il primo esercizio di oggi andremo a lavorare sulla zona glutea e sul piriforme, quindi porterò un piede appoggiato al ginocchio opposto, mi raccomando sempre attivo, il ginocchio vorrà sempre puntare verso l'esterno, stacco il piede da terra e abbraccio con le mani il ginocchio posteriormente. Piano cerco di avvicinare il mio ginocchio al petto, mi raccomando sempre il piede attivo, magari per il ginocchio mi aiuto anche con il gomito a spingerlo un pochino verso l'esterno. Resto qui per almeno 5 respiri. Porto un ginocchio al petto e incrocio le mani dietro il ginocchio. Questa volta il ginocchio sarà fermissimo, quindi muoverò la parte inferiore della gamba. Col tallone che punta verso il soffitto arrivo a massima estensione. Tengo per 5 conti e poi rilasso di nuovo e ritorno alla posizione di partenza. Magari inspiro andando verso il soffitto, trattengo per 5, espirando rilascio tutto. Da qui posso portare la mano destra all'esterno del ginocchio, portare il ginocchio dalla parte opposta del corpo, magari sciogliere prima un po' la spalla facendo qualche piccola circonduzione e poi rilasciarla verso l'esterno. Lo sguardo segue la mano. Entro in una torsione e resto in questa posizione per 5 respiri. Con il prossimo esercizio andiamo a rinforzare bene la pianta del piede e il polpaccio. Porto un ginocchio al petto e provo a sollevare il tallone del piede di terra, poggiare sull'avampiede e poi andare in completa estensione del piede. Piano piano torno sempre dall'avampiede e riappoggio il tallone. Ripeto per 8 volte, all'ottava volta magari resto in completa estensione per 5 respiri. E poi ritorno piano piano sempre dall'avampiede e poi appoggiando il tallone di nuovo a terra. Ultima proposta di oggi, esercizio del mezzo ponte. Avvicino più possibile i talloni ai glutei. Mi raccomando, le ginocchia stanno sopra le caviglie, non vogliono andare né verso l'esterno né crollare all'interno. Magari le mani mi aiutano a fare leggera pressione. Inspiro qui, espirando retroversione del bacino, la schiena aderisce completamente al pavimento, faccio pressione sui piedi, piano piano inizio a staccare la schiena bassa, il torace, arrivo fino a portare il peso sulle mie spalle. Mi raccomando, non muovo il collo in questa posizione e cerco di portare il petto più possibile vicino al mento. Da qui ritorno sempre come un'onda, una vertebra alla volta, riappoggio tutto a terra dal torace alla schiena fino al bacino. Una volta appoggiato tutto, ritorno in posizione neutra anche con il bacino. Ripeto questo esercizio per almeno 5 volte, alla quinta posso anche andare in tenuta e restare qui per 5 respiri. Di questa sequenza di esercizi ti consiglio magari la prima volta di fare solo una serie per abituare il corpo al movimento, capire bene i fondamentali e magari dopo puoi passare anche a 3 serie e magari quando sei più allenato anche a 5. Per dubbi o domande non esitare a contattarci qui sotto nei commenti oppure in descrizione trovi tutti i contatti social di Noemi. Ti consiglio anche di seguire le sue pagine social perché ogni settimana usciranno altri video con ulteriori proposte. Buon allenamento! E ci vediamo al prossimo video!